concludere questo appuntamento con Sport Magazine parliamo di ciclismo. C'è Cristian Bianchetti, reduce da diverse imprese di endurance, possiamo dire, quasi a livello ciclistico. Sì, no, soprattutto endurance. Si chiama Ultra Cycling, è una frontiera del ciclismo dove comunque sia si superano le 24 ore o i 300 km e da lì Ultra Cycling. Ma poco a che fare col ciclismo se non avere gli stessi mezzi, quindi la bicicletta e pedalare. Poi bisogna fare i conti con tutte altre cose. Andiamo con ordine, facciamo un percorso un po' a ritroso, partiamo da quello che è successo nello scorso fine settimana, la vittoria al Time Trial di Bagnolo Treviso, una di queste gare lunghissime, 24 ore in bicicletta, seguito da semplicemente da una macchina, no? Dalla tua... Guarda, questa sinceramente era atipica, perché era circuito, quindi non c'era il seguito. Avevamo il circuito, ogni 24 km e 440 metri di dislivello si entrava nei box. Ecco, guarda, li vediamo in immagine. Qui sto tirando una borraccia, si prendeva. Ma c'era il premio anche se colpivi qualcuno per la borraccia? Oppure... Quello era l'ultimo giro, l'ho tirata proprio con veemenza. E queste erano le colline praticamente dove si produce il prosecco. Io ho vissuto un giorno guardando loro vendemmiare, che è tempo adesso. Bene, guardando semplicemente vendemmiare. Questo è tempo di raccolta, perché di vendemmia stanno raccogliendo l'uva. E percorso molto suggestivo, che può sembrare che pedalarlo 26 volte i 24 km sia anche noioso, invece il fattore tempo è quello che cambia e che ti fa apprezzare il paesaggio la mattina, il pomeriggio, l'uscita delle scuole, il traffico, perché chiaramente sei in strada aperta e devi seguire un percorso già prefissato. La cosa simpatica è stata la notte, dove è piovuto, dove c'è stata la nebbia, il freddo, insomma, si è iniziato a sentire. Questo era l'ultimo giro, mi vedo che ho i manicotti, ma li avevo inseriti il giro prima, perché tutta la notte l'ho fatta a gambe nude e a braccia scoperte. Poi ho visto un ragazzo che era col piumino e lì ho iniziato a capire, ma forse qui è freddo, perché dall'altra parte c'era veramente la nebbia come noi reatini conosciamo. Però puoi raccontare anche perché non sentivi il freddo che ci hai detto fuori onda. Non sentivo freddo perché avevo il secondo, Edward Fuchs, è un austriaco abbastanza blasonato nel settore da 5-6 anni e partecipa a gare mondiali con ottimi risultati, che non mi ha mollato un attimo. È stata una gara proprio a nervi tesissimi. Le prime 9 ore abbiamo fatto, si può dire, a sportellate, perché lui è partito 2 minuti avanti a me. Ma io il primo giro l'ho ripreso subito, ho fatto un giro della morte, veramente, che non si fa in queste gare. Poi soprattutto all'inizio di solito? No, lo sforzo massimale non si fa. Infatti in genere giravamo a 48 minuti a giro, il primo giro l'ho fatto a 43, che già significa sei un folle. Ti ripeto, è come se uno sa che c'ha poca benzina e fa le sgasate a vuoto. E lì però l'ho ripreso e avendo quei pochi minuti di vantaggio comunque sia eravamo sempre lì e abbiamo fatto veramente a sportellate, chi era un po' avanti, chi era un po' indietro. Poi io ai box mi fermavo perché per le prime 14 ore non ho avuto assistenza, al contrario lui magari il sacchettino, la borraccia glielo passava la moglie e mi dovevo fermare per prendere le borracce, i panini e quello che mi serviva per affrontare il giro e per bere e mangiare. Ecco, come funziona l'alimentazione durante una gara di questo genere? Perché stare 24 ore in bicicletta, chiaro che magari uno si ferma, come hai detto, ai box, però insomma credo che le soste siano ridotte al minimo, no? Le per soste non ci tempo. Sono, io mi fermavo ai box per una necessità, non avendo la crew, che poi è arrivato il buon Ivano Incensi, che saluto da Forlì, che è un mio amico organizzatore della Romagna Race, che è un'altra gara che si fa in Romagna di ultra cycling. Mi è venuto a dare manforte e da lì, dopo 14 ore che stavamo a 2 minuti di distacco l'uno dall'altro proprio a fare la battaglia, ho iniziato a guadagnare, fino ad arrivare la mattina che ne avevo 12 di minuti, ma che è un'inezia, perché sulle 24 ore 12 minuti si parla di 30 secondi l'ora, che... Praticamente significa andare... Fossi lui mi sarei arrabbiato, capito? È come dire, mi fanno il gol all'ultimo secondo sul di una rigore, partita di calcio. Esatto. Però è chiaro che il suo è stato un impegno fantastico, perché non ha mollato neanche all'ultimo giro. Io l'ultimo giro ho dovuto pedalare come se fosse uno dei giri di mezzo. Non ha mollato un secondo e sul palco gli ho fatti i complimenti, perché è stato veramente uno che ha venduto cara la pelle, sperando magari in un inconveniente meccanico da parte mia, perché se io avessi bucato l'ultimo giro, tra che ripari e tutto il resto, magari mi avrebbe passato e sarebbe stata sua. È stato anche lui, ha giocato di tattica, magari
ha provato, insomma, un po' provato a mettere pressione, no, in questi casi. Ha messo molta pressione. Io sono arrivato, ho tagliato il traguardo, ho pianto. Ma non perché ero felice, proprio per scaricare la tensione accumulata nelle prime 14 ore, dove sapevo che avrei potuto perdere la gara se lui avesse continuato a menare a quei ritmi e io, dovendomi fermare box, perdevo 20-30 secondi a giro, che poi sono stati quelli che mi hanno fatto vincere grazie all'assistenza nelle ultime 8 ore, 10 ore. Ecco, a proposito di imprese, di freddo che non hai sentito a Treviso, ma che hai sentito nell'Ultramarathon Terminillo, prima edizione, dove hai scalato Gran Sasso, Monte Terminillo, insomma un giro incredibile, e lì invece hai detto che è stato veramente freddo. Beh sì, quel freddo c'è stato, perché se lì a Bagnola eravamo a circuito, comunque sia male che va, salivi a 200-300 metri, 400, qui salivi anche a 2-2 di Campo Imperatore, e scendendo da Campo Imperatore abbiamo incontrato la nebbia. Si vede anche dall'abbigliamento, ora, no? Che... Ah, qua erano le 6:30 di mattina, credo, è stato il primo arrivo. Abbiamo un po' anticipato i tempi perché ci aspettavano per le 8, per le 9, abbiamo fatto un po' la sorpresa ad anticipare questo arrivo, ma il freddo lì l'ha fatto da padrona, perché scendere a Norcia, da Castelluccio di Norcia, e con 4 gradi e avere la discesa di 20 km, ti assicuro che non è una cosa facile, insomma. E, però qui l'abbiamo gestita bene, perché avendo l'ammiraglia al seguito mi sono potuto vestire come volevo io e coprire per sentire il freddo minimale, comunque sia, lo senti lo stesso. Avere l'ammiraglia al seguito è un aiuto anche psicologico, visto che l'impegno è tanto, sei da solo in bicicletta, sei da solo a fare lo sforzo, magari avere anche l'incentivo, lo stimolo, no, a spingere. Sì, è soprattutto psicologico l'aiuto, e essendo io un neofita delle ultra cycling, quindi potrei farle anche in self, chiaramente in self ti devi organizzare con una borsettina per affrontare almeno 200 km, perché poi alla prima time station hai la tua borsettina dove magari rifai i rifornimenti, quindi metti i tuoi 8 panini, le tue 8 borracce, quello che ti serve per proseguire, per arrivare all'altra time station. Però essendo neofita non mi sono voluto esporre così tanto sin da subito, ho preferito, ecco, fare le cose con calma, magari ti scordi, ne so, una lucetta, scordi la lucetta di notte e sei finito. Ma come lo riconosci il percorso? È indicato oppure hai un GPS con indicata? Abbiamo una traccia GPX che equivale proprio alla tua traiettoria da seguire, e noi abbiamo tutti il computerino GPS, quindi riusciamo a capire quando siamo in rotta o quando andiamo fuori rotta. Succede anche di andare fuori rotta nonostante la crew dietro, perché l'errore di percorso anche c'è perché sempre. Poi con tante ore magari cala un po' anche l'attenzione. Sì, magari è un bivio strano, che le strade sono parallele, te ne accorgi dopo 500 metri perché ti sembra di stare lì, ma invece stai sulla wrong way, come dicono, sulla via sbagliata, e vabbè, ti rigiri e riprendi il percorso se te ne accorgi in tempo. Se invece fai 20 km, poi devi tornare indietro 20 km, perdi tempo. Però è una delle capacità nell'ultra cycling extra, perché devi fare i conti con la privazione del sonno, la navigazione, l'alimentazione, che è fondamentale, perché ho visto ragazzi anche in questa esperienza che hanno dichiarato: questo è il mio battesimo dell'ultra cycling. E io magari gli davo dei consigli, perché qualcuno mi ha riconosciuto: ah, ma tu hai vinto l'Adriatic Marathon l'altro anno, grande, 1200 km. Dicevo: sì, però ragazzi, non la prendete con troppo entusiasmo dei tipo giovani d'oggi. Mangiate, non date grosse accelerate. Invece è passato il primo ciclista, l'hanno seguito, dopo 12 ore è esploso, l'ho ritrovato sul percorso. Beh, è chiaro che sia a livello mentale che a livello fisico c'è bisogno di una capacità di resistenza importante, no? Credo soprattutto a livello mentale, perché ad un certo punto l'attenzione cala, ad un certo punto forse anche la voglia di pedalare cala, no? E bisogna trovare lo stimolo e la forza per dirsi prosegui, magari superare il momento di difficoltà. Esatto, dico quello che mi dice il mio preparatore: le ultra cycling sono tutta testa, a prescindere dalla condizione fisica nella quale ti trovi in quel periodo dell'anno. Chiaro che se vai con una condizione ottimale, più la testa, riesci ad essere competitivo e arrivare nei top rider. Se invece non hai condizione, comunque sia, riusciresti lo stesso a essere un ragazzo che la finisce, ma
sicuramente non tra i primi. Quello che è successo a me alla Romagnarese, che credo sono queste le foto, ci sono andato dopo 70 giorni aver ripreso l'attività ciclistica perché per un incidente, e sono andato a fare magari 550 km con 14.000 metri di dislivello, pur non essendo ancora pronto, perché avevo 6, 7, 8 kg in più da portare sopra. L'ho finita, ho vinto la categoria solo men, quindi quella con il supporto, che già era l'obiettivo minimo di giornata. Chiaramente quelli senza supporto l'hanno passato, anche perché c'è gente forte in questo settore. Ti devi allenare, è sacrificio. In questo caso la testa l'ha fatta da padrona, perché sennò dopo i primi 200 km prendi la bici, la butti alla prima scarpata che trovi. Ecco, possiamo dire che sta iniziando la nuova carriera di Cristian Bianchetti nel ciclismo, nell'ultra cycling, dopo una carriera da cronoman adesso. Non l'avrei mai detto, perché io ero quello della cronoman. Che poi partire, anche... passare dalla cronoman all'endurance, diciamo che ce ne passa. Io arrivavo dalle corse a circuito, quindi 60-70 km, tutta tesa, 45 di media, volata, via tutti a casa. Male che va una medio fondo che è 130 km, fai un po' di dislivello. Poi sono adesso passato... 130 km fai di riscaldamento prima di partire. È fantastico. Poi siamo passati alle crono, quindi 10 km, 20, il campionato con i professionisti è stato 40 km. Ho provato la pista, quindi il chilometro da fermo, l'inseguimento, ma lì un minuto e stai a casa. Pensa, se mi avessero detto 4 anni fa, no, farai gare di 24 ore, 48 ore come è stata la Triatic Marathon, no, non avrei mai scommesso su me stesso per questa nuova era. E invece è scattato qualcosa, perché deve arrivare dalla testa. E è scattato facendo i giri lunghi con gli amici, magari andavi a fare una rando da 100 km e il giro adesso gli amici ti diranno no, guarda, non ci sto, se gli chiedi di uscire magari. Sì, non sono felice, ma accompagno un pezzetto, poi proseguo. Di certo, una cosa che è alla base per praticare questa attività è il tempo. Tempo che magari sottraggo alla famiglia, al lavoro, a tutto il resto. Ma la mia tifosa numero uno è mia moglie, quindi non ho grossi problemi di pressioni. E quello che tolgo al lavoro cercherò di integrarlo dal prossimo anno con degli sponsor. Queste sono di solito le promesse di fine anno, quasi finita questa stagione ciclistica, quindi insomma queste sono le promesse per il prossimo anno. È finita, già stiamo pensando al 2020, su quale pazzie fare, ho messo già 3-4 cose che... sveleremo più là nel mirino. Allora ti aspettiamo poi per cerchiare di rosso le date di queste prossime pazzie. Grazie, sperando Cristian. Di avere successo come nelle ultime 4, che poi sono state le prime 4. Grazie a voi. Grazie per essere stato qui. Vi do appuntamento alla prossima settimana. Vi lascio alla programmazione di NPC TV. Buona serata.